avvio registrazione. Ok, quindi siamo. Fammi tornare su. Col mio falso touchscreen dello schermo, che sono meme. Ok, allora. Dopo tutto l'effetto di magheggio che avete visto fatto fatto da Zorka, ok, tutta la manfrina. Non vi sentite proprio spostati? Vinci, ma anche su Sì, Roll20. sono entrando. Perfetto. Ok, dicevo, niente, non vi sentite spostati effettivamente nello spazio, però già nella stanza qualcosina sembra essere cambiato. Praticamente prima era completamente in legno, adesso c'è legno molto grezzo, adesso invece vedete che altezza 1 metro più o meno c'è una fascia di legno con dei nodi celtici ricamati dentro. Ok? Anche la stanza sembra essere cambiata. Praticamente dietro di voi adesso non ci sta più quella scaletta e quelle due scale, quelle due rampe di scale, ma c'è soltanto una rampa di scala che va verso l'alto. Ma stai per curiosità, Dimmi. ma posso pensare che questa casa in realtà, nei posti dove deve andare, in realtà non ci va proprio lei, ma in realtà è come se ci fosse una versione in ogni luogo in cui deve andare? Puoi pensarlo, nulla ti vieta, cioè non è spiegato da nessuna parte come caspita funzioni questa casa. Ah, Cioè, ok, va sappi. benissimo. Puoi fare teorie. Ok, va benissimo. Theory No, volevo crafting a era manetta. per sapere se c'era una spiegazione di come funzionasse. Ecco. Si usa uno strumento che voi non avete visto praticamente. Che Zorka sa come far funzionare. Ok. Ok, quindi penso che saliate sulla rampa di scale. Beh, cominciare a esplorare. A capire come Giusto. cazzo ci dobbiamo girare. Oh, signore. Ok, allora uscite e sia alla vostra destra che alla vostra sinistra vedete quello che sembra essere praticamente un corridoio infinito. Non sembra girare da nessuna parte. Zorca! Che c'è? Come cazzo funziona questa casa adesso? Che cazzo è successo? Come cazzo si esce da questo posto di merda? Basta camminare! Ho capito! Cioè, guarda qua, non si capisce un cazzo, cosa c'è di là, cosa c'è di qua? Là c'è ciò che c'è di là, di qua c'è ciò che c'è di qua. Ascolta, Capitano cammina, ovvio. ascolta, cammina Sì, ma destra o sinistra? e scegli una direzione. Lanciate una moneta. Appunto. Va bene, andiamo. Boh, senso orario. Ma è uguale. Andiamo a Tiratemi di sinistra. No, conoscenze dungeon. che minchia. Aspetta, chi c'ha la conoscenza d'angelo? Forse io, forse, ma non lo so. Io non ho niente in generale di conoscenza, No, quindi a non ho posto. zero. Niente. Vabbè, tiro, ma non. Io tiro. 13. Basta. No, non è bastato. Direi no. No, direi di no. Tira Ok. anche tu, sai. Deciso io che salvo il mondo. Cos. Ok. Ok, allora, Turion, perdi qua. Lo seguite. E dopo un po' di camminata, che vi sembrava praticamente infinita, quasi che non finisse mai, che non girasse, in realtà arrivate di fronte ad una porta, ok? E successivamente sembra come se facesse una curva. Cazzo. Minchia. Questa è una reference. Sì, la conosco. Lungo. Considerate che lungo tutto il corridoio c'era sempre quel pattern di nodi celtici ad altezza 1 metro, ok? Nel legno, sempre incisi costantemente. L'avete visto così tanto spesso che vi è venuta la nausea quanto l'avete visto. Sì, ma porca miseria. Di fronte a voi poi c'è questa porta. Ok,
Sulla porta c'è inciso praticamente, immagina una coppa, ok? Quindi un semicerchio con una linea per chiuderlo e poi sopra tanti raggi. Zocca, sta porta dove? Cosa c'è dall'altra parte di questa porta? Non lo so. Ma che cazzo? Ma come non lo sai? Non sei lo spirito di questa casa. Potrei saperlo. E non posso farci mica niente io in quella stanza. Ma in che senso non puoi fare niente? Se volete salvare Baba Yaga ci dovete entrare, altrimenti... E sparisce di nuovo. Ho capito. Vabbè, entriamo. E allora aspetta un attimo. Allora si vede questa porta qui, dall'altra parte è pericolosa. Ma perché una casa che si sposta e poi dopo diventa, si trasforma anche in un luogo pericoloso per chi ci sta dentro? Che senso Ma perché secondo te tutto questo ha senso? Ma perché cioè, secondo te Baba Yaga è così folle da non preparare trappole per chi entra dentro questa cosa? L'ha detto. Ho capito, ma già chi doveva entrare doveva avere le chiavi. Cioè, che cazzo, quante cose bisogna. Cioè, E che poi cosa. appena entravi sentivi uno dire Alexa play. Alex Play welcome to the jungle. intruder alert. Sai, non è che è stato facile entrarci, voglio dire, cioè. Rilascia i Roomba Claymore. Vabbè, ragazzi. Allora, chi. A proposito, allora, visto che ci abbiamo il dubbio, io mi casto addosso armatura magica per non leggere né scrivere. Quella era Ada, che non sapeva né leggere né scrivere. Ok. Dicevo, quindi tu ti casti armatura magica. Ada va e apre la porta. Nel momento in cui veramente apre la porta, vi arriva addosso una folata di vento freddo. E di fronte a voi invece si presenta una foresta. E al centro c'è praticamente una specie di trespolo, diciamo, ok? In ferro, in un materiale metallico. Aspetta, ve la rendo visibile. Grazie. Quante ne ho? Ancora 5 da lanciare. Più di me di sicuro. Di primo sono 5. Ah, sì? Ancora. Ancora. Poi ne ho 5 di secondo e 4 di terzo. Su questo. Dov'è la mappa? Ah, eccola qua. Ne hai una in più In di alto, me. sì. Anzi, no, non è vero. Ok, allora di fronte a questo pezzo di ferro, ok? Piano piano si presenta, si poggia sopra un globo di luce e appare una figura completamente avvolta dall'oscurità, abbastanza umanoide. Ok? Abbastanza. Abbastanza umanoide. E vi chiede chi siate e cosa ci fate qui. Beh, siamo qui perché stiamo cercando alleati per salvare Baba Yaga. Ok, ma dovreste prima dimostrarmi di esserne degni. Ma non è bastato entrare qui dentro, trovare le chiavi, E a quanto sconfiggere una pare. delle streghe che erano contro di lei e tutto quanto quello che abbiamo fatto? E a quanto pare no. No, Baba Yaga è molto più forte di tutto questo. Se dovete Ho sconfiggere una capito. creatura che è in grado di imprigionare Baba Yaga, figurati se un giochetto del genere vi fermerà, se siete in grado di Ok. farlo. Ok, qual è la prova? Allora, aspettate, io devo leggere l'indovinello. Oh, merda. Oh, cazzo. Ok. I miei due neuroni. Allora. Poi. Master, si possono avere bonus in base all'intelligenza del personaggio? Perché il personaggio è più intelligente del giocatore. Allora, prima fammi parlare. Ok. Niente metagame, tipo col personaggio di intelligenza artificiale. Allora, l'indovinello è:
Nati gemelli non hanno vita, ma crescono fino a che non muoiono. Il loro destino è per sempre legato, sempre crescenti, come la luna, simboli dell'onore di un guerriero. La risposta si cela dietro questo sentiero. Nel momento in cui indica la strada, vedete che i rami della foresta si aprono e per fare un sentiero. Non come gli oculi di un Reach, ma si aprono normalmente. E infine fa: portatemi la risposta. Mi sono fermato di intelligenza. Sì. Allora, io Stavo già mi ragionando. scrivo il Sì. Scriviamocelo per mi scrivo questo l'indovinello. Anche perché ce lo dobbiamo ricordare, è un casino. po'. Appunto. Giustamente. Quanto ho di inizio? Vado 10. C'è? Ok. Poteva andare peggio, poteva essere 8. Due gemelli Allora, chiamati morti. nati gemelli non hanno Nati vita. gemelli, non hanno Non vita, hanno vita. ma stanno insieme Non da hanno tempo vita, ma eterno. crescono fino alla morte. Crescono fino alla morte. Il loro destino è legato. Sempre crescenti come la luna, simboli dell'onore di un guerriero. Abbiamo più soldi. Ok, andiamo a vedere se magari nel sentiero abbiamo le, che ne so, due cose tra cui scegliere, tre cose tra cui scegliere, magari. Boh, vedremo. Un doppio aborto, che cosa devi scegliere così? È un doppio aborto, se lo usi come un crescono, unchaku, cosa qualcosa sono? di... Cosa siamo in The Witcher che crescono gli aborti? Vabbè, a differenza loro non Là li mettiamo stiamo, nel... eh. A differenza loro non li mettiamo nel forno. E io l'ho fatta quella Risposta? scelta. Cosa? Lunga storia. Ah, in The Witcher 3 hai fatto? Quasi. Maledetto. Cioè, quella c'era la scelta, metti il bambino nel forno, io perché non dovrei farlo? No, non ho fatto. È una Non scelta. ho cercato le immagini. Comunque, stiamo registrando. Tanto devo sempre editare o io o Giovanni, sono due le cose. Forse di più Allora Giovanni che loro io. possono, perché Che sta editano? bene a loro. Ah, infatti, però loro possono, noi no. Ok, va benissimo, andiamo. Basta che non si esagera, tanto ancora Giovanni non sta capendo un cazzo di quello che No, sta sto succedendo. capendo che sto cercando di fare una cosa che... Maledetti, non posso! Dai, 20 secondi in meno, vai! Cambiamo immagine, ho capito, perché... Fanculo. Prendiamo te. Dovresti riuscirci tu. Ma perché li hanno fatti uguali? Fanculo. Ve lo tenete in verticale. Dai, mi giro la testa. Ma che Ok. cosa? Allora... Capisco. Vedete Ada che mentre state camminando, prendete, sta sempre pensierosa. E pensa più che altro all'ultima parte, onore di un guerriero. Saranno zanne di qualche tipo? Sinceramente, Zanne. Sì, praticamente nella mia tribù si vedono gli elmi. Con le zanne dei mammut, dei rinoceronti. Sì, però non nate vive. Teoricamente zanne e unghie sono comunque vive, in un certo qual senso. Le unghie no. Come no? Unghie è tessuto morto. Le corna no, perché è osso. Ma se è di cheratina, la cheratina è morta. Ma scusami. Me l'avorio. Sei avorio? Aspetta, però gemelli. Ho capito. Ma gemelli o sono o cioè, sto pensando che di solito l'onore di un guerriero ci dovrebbe essere alcune tribù che ad esempio l'onore del guerriero è sono i capelli. Ho le lame. Meno sconfitte hai avuto, più capelli lunghi Sì, hai. è vero. Però non Sarebbero sono anche gemelli. le lame gemelle, tipo. E tutto questo c'è Ada che si sta indicando. Io sono un capotribù adesso. Ho fatto io una prova di un guerriero. Ho questo presentimento. Ha a che fare con zanne o qualcosa di simile. Però Potrebbe essere. perché non dovrebbe essere non vive? Ma se andassimo avanti? Forse le vuole. Beh, ha detto di Comunque, portargliele. complimenti per essere diventata una capo tribù. Grazie.
E adesso il problema è creare un Scusami, ma perché villaggio. sei qui? Era quello, per quello che sono tornata. Voglio fondare un nuovo villaggio. Ah, ok. Quando sarà finito tutto questo, volete farne parte? Vorreste? Non lo so, effettivamente, Anch'io non ci devo so. pensare. Ci devo pensare, effettivamente. Ok. Perché in questo momento i miei orizzonti si sono ampliati di molto. Adesso capisco. Qualunque cosa voglia dire. Ok. Ah, Comunque. voi limitati dalla vostra carne. Non ti prendo Andiamo. in giro, ma è diverso. Allora, Sì, è forma eteria. di fronte a voi, ok, c'è un'altra area più grossa questa volta. Sempre la stessa morfologia di prima, quindi un'enorme foresta piena di prente buio, ok? Non È buio sì. e se è Cioè, buio faccio luce. Ah, vedete ok. luce fiebile. Però, scusa, ci sta un elfo, uno azul, chi è che non vede al buio, per curiosità? E quello è anche vero, scusami. In effetti. Aspetta, prendiamo un umano a caso. Ah, no, aspetta, non ne abbiamo più umani. Ah, meno male. Li abbiamo finiti. Li Li abbiamo abbiamo uccisi finiti, tutti. Finalmente umane. un mondo Elfo, normale esiste. mezzorco, nano. Tutti guardiamo almeno in penombra. Infatti. È proprio dalla penombra che vedete comparire un enorme cinghiale. Ok? Su di lui il pelo è cresciuto in maniera abbastanza strana. Che vedete, tipo dei cristalli su di lui. Anche come se lui facesse anche un po' parte dell'ombra che avvolge la. Che avvolge la foresta. Vedete le sue enormi zanne a forma di, prendete una falce, queste zanne enormi, alte in paragone più o meno quanto il martello di Turion, ok? Ok. Sti Stiga, E vedete quanto che veramente vi sta piccolo. puntando. Sta guardando malissimo. Ok. Ok. Vabbè, iniziativa. Lo chiameremo Baul. Ricordatevi di cliccare sulla vostra pedina. Grazie. Grazie, me l'hai ricordato, Messaggio di bravissimo. salute. Forse lo dice più che altro a me. Appunto. Iniziativa. Cinghialo, mi piace molto. No, devi Ce la chiamarlo posso fare Baul. uno sul dado? No. Se non lo chiami Baul mi offendo. Ormai ho scritto cinghialo. Ho Che fatto cazzo è uno sul successo? dado. Cinghialo, bellissimo. Perché hai tolto la... Ok. No, ho cliccato Qualcuno per si... sbaglio. Ho misclickato. Può succedere, che uno misclicchi. Qualcuno non ha cliccato. No, manco io Dici? ancora. Ma io l'ho cliccato, che cosa c'entro io? Non E... c'è, non Ma c'è, manca non c'è. sempre Turion. Ma io ho cliccato. È una figura. Ovviamente questo sito non accetta le classi divine. Non Cioè, accetta te. ma ti rendi conto che ha fatto uno sul dado? Io ho Vaffanculo. fatto Vabbè. 12. Meglio che lo fai sull'iniziativa che non su altro. E vabbè, anche Sì, quello è vero. infatti. Allora. Penso che attaccherà prima l'Anlis di Turion, Perché sono chiaramente. dopo il cinghiale? Beh, È sì, dai. corretto. Beh, non è vero, non è detto. Quanto ha Turion di destrezza? Dovrebbe essere. Oddio, 10, niente, stavo scherzando. 10, ok, ce l'ho più di te. Quanto è? 12, Vorrei poter 11? girare Sì, questo cinghiale, ma non 12. posso. Ah, ok. Fenomeno proprio. Mi sono scordato che un 12 ce n'ha un'altra cosa. Ok. Allora Ada, nel momento in cui lo vede, prima sorridendo, avevo ragione, schiocca le dita, si avvicina qui a portata di pugno volante. Umore alto tutta la vita. Dovevo dirlo. Direi che ha crittato? No, che ha fatto 3 di dado. Peccato. Però, di Colpire la colpire colpisce. l'ho colpito, sì. Sono solo 16 danni, però vabbè. Ma stiamo scherzando su sta cosa. Ok. Beh, Okay. E poi fa il passetto per dare spazio. grazie.
Aspetta, ti Ok. sei mosso. Caleb. A te. Vabbè, Bardic Performance, subito. Non mi ricordo mai se è minore, se che cacchio è. Dove porco giù da. Azione di movimento, vai. Ecco, movimento, grazie. Non mi Me ricordo lo mai. ricordo l'ultima volta. Sì, ma lo dimentico ogni volta. Ah, e poi posso fare il rapid shot di già? No, No, non, secondo azione me non ce l'hai random. nemmeno a portata, eh. No, ma c'hai il muro davanti, amore. Spostati, Oh shit, spostati. è vero? Aspetta, Ti allarghiamo devi il muro. spostare. Allarghiamo il muro. C'è un po' di muro davanti. Non credo che a questo giro il muro si possa sfondare. Di no. C'è un po' di muro in questa granata. Vabbè, allora uso il resto della mia azione per muovermi. Posso? Sì, puoi fare l'azione di azione standard per muoverti. E appunto. E mi muovo. Cacchio però. Qui? Si può? Sì, credo. Sì che puoi. Sì. Ok, così almeno lascio libero il passaggio. E basta, direi. Intanto vi beccate i soliti bonus. Ma io mi Ti sono becco il fire e dimenticato. quindi dai danni. Mi sono dimenticato che potevo fare di nuovo la pummeling charge. Too late. Incredibile. Volevo fare una raffica in carica. Sì, dai, tanto c'è tempo. Comunque ricordatevi più 2 ad attacco e danno. Ok. E poi vabbè, contro tiri salvezza, contro effetti di charmo, di paura, ma vabbè. Aspetta, che intanto li Vabbè, non aggiungo. credo che un Ah, devi cinghiale farci. possa fare charm. Spero più che altro. Mai sottovalutare un cinghiale. Che forma cristalli di crystal meth sopra la schiena. Appunto, è strano, quindi. Tocca a me, immagino. Sì. Vabbè, tattica vincente non si cambia. Turion, crash. Turion cresce, mi Aspetta, anzi. incastro nella No, parete. aspetta, vero. Aspetta, quanto è alto il corridoio? Effettivamente non ci ho pensato. Credo sia leggermente più alto di voi e molto di me. Esatto, cioè se Turion si ingrandisce inizia 4-4, praticamente inizia il turno Ah, ok. accovacciato. Allora. Inizio a fare prova di forza per uscire dal buco. E allora, Ritardi il Turion. turno. Mica ritardo la No, vita, non il turno. Faccio ostruzione io. Sono un ok. ostacolo. Allora, Turion, ti lancio. Ti lancio punto. Ti lancio, punto. Contro il cinghiale. Hopla. Va bene. Prendo il bilancio. Vola. Ti lancio, Forza del Toro. Spendo un punto arcano per darti più 6, che poi in realtà è un più 4 perché tu già c'hai il più 2 della BP. In pratica hai più Quindi 2 segnati più punti in 4. forza. Ah, più, sì, più 4 alla forza in pratica. Quindi niente, basta che Più metti in. 2 a colpire, più 2 danni. Sì. Scusa, perché? Anzi, Forza del Toro sì, più non è 2 un più danni. 4. Sì, però c'è più 2 della Sì. BP. Ah, ok, vabbè. Sì, però io siccome ti do il. Siccome io sono un Brown Trasmuter, posso potenziare queste magie qua dando un più 2 ulteriore. Quindi lo do in questo caso a forza. Quindi tirerei un più 6. Però ti do in realtà un più 4 perché c'è già il 2 della BP. Ovviamente puoi sommare a quello più, ai più 2 di cosa bardica, aggiungi più 2 in attacco e più 2 in danni. Belli questi bonus cumulativi. Sì. Sì, specialmente quando funzionano male. Non è vero qualcosa che finisce con 2. Dai. Letterminatoria, tocca a me. Il turno di Lanlis è finito? Sì. Ok. Ok, Turion? tocca a me. Quanto è all'incirca la distanza? Che ovviamente adesso non è. Adesso è sfasatissima. È Infatti, non giusto. credo siano. Sono giuste? No, Ah, assolutamente no. Un no, quadrato comunque sono 5 lui. piedi, quindi sono 1, 2, 5, 10, 3, 4. 15, 20. Sono 5 quadretti. 6, in realtà.
No, sì, 6 quadretti sono, sì. Non lo usare il metro perché sto giro non serve. No, sto usando il coso inverso, quindi ok, sì. Faccio un piccolo movimento da qua, posso. Hai praticamente finito tutta la distanza. E rimane lì. Lente Sì, mi rimango lì perché l'arma stoico. non ci arriva nemmeno lì. Sì, io ho capito che devo preparare. Prendi lo scudo e piazzati. Davvero Ah, devo prepararlo? giusto, Niente, dovrò preparare un incantesimo, ho capito. Prossime volte. Però dove cazzo sostituisco? vabbè, che fai? Quindi ti piazzi lo scudo davanti? Quindi sullo scudo Sì, c'è il faccio la boss. difesa Ok. completa. Ok, ovviamente nel momento in cui entri nell'area. Oh, finalmente lo posso girare. Ok. Vedete, cinghiale, Finalmente. guardando tutti. Ok, però si focalizza su di te. E vedi che praticamente i cristalli iniziano a brillare, tra virgolette, di nero. Vedi anche lui, vedi anche l'oscurità intorno che sembra accumularsi intorno a lui e ti carica. Come cazzo fa a caricare da lì? Non Ma che cazzo ne so io? c'è spazio per caricare. Ah, è vero, non va in corse. Infatti cosa carica? Non c'è, fa un Vabbè, passetto. fa il Come passetto, sì. carica? Eh sì, dopo ho visto. Ah, cazzo, non c'è spazio. Corre per ben due Vabbè. passi. Diciamo che tipo gli attacchi di opportunità Due tutti passi li sta fa. No, il prendendo. passetto non ne No, dà. no, no. Ah, ok, se un Passetto passetto. Ok, se un passetto no, niente. no. 23 va. Sono in difesa completa, facciamo sto calcolo, Più 4 sono. alla scia, se non sbaglio. Aspetta, vediamo un attimo. Già c'ho un 27 in normale con lo Ok, scudo. allora niente, non colpisce. Direi di no. Tipo in difesa completa su un muro. E Non ci beh. mancherebbe. Ok, comunque, non colpisce. No, a Che belli posto. tancozzi. Sì, Vabbè, dai, specialmente quando abbiamo danno. finito, ragazzi. È il turno di Ada che ci scatarra addosso, giustamente, una raffica. Giustamente, tra l'altro. Però cazzo, ora che ci penso potrei fare tipo grazia felina ad Ada, ora che ci penso. Grazie del gatto. E io lo chiamo Sì, felina. posso. Prossima volta. Quando arriva il turno. Allora, Ecco, siccome ha già devi sommato indossare a me. tutto, uno va, due va, tre va, uno no. L'ultimo tanto per Ok. No, è il io. terzo che non va. Ok. Uno, due, tre, ok. Avrei dovuto dire che Iniziare. usavo Pumilin Style, però. Abbiamo fatto una Quindi fesseria. siamo 17, 16 e 12. Veramente sono 17, 16 e 20. Sì, ricordati i bonus. No, già Sì. sommati, già sommati. Ah, ok. Allora, quindi, più Vabbè, 17, insomma, più se tutto va bene, ci sono 20. quei 20 di vita in più per mo non morire e basta. E io ogni volta mi dimentico di fare una cosa, quindi sono un po' stupido. Dovrei dire, prendi in automatico, Pummeling Style, dovrei dire, prima di Vabbè, attaccare. se l'ha già capito dal turno Io per precedente. 8 volte al giorno mi teletrasporto 20 feet. Davvero? Azione Swift. Che bello. Comunque, Caleb. Non è morto, incredibile. Vabbè, Ci sposti. Di così io. Di così mi farò passette e mezzo per spostarti da quella situazione. Eh sì, bravissimo. che dici? Sì, bravissimo. Ecco. E rapid shot. Ok. Dove cazzo Prossima volta te lo devo dare a te. Più 4 la pistola di destrezza. Più 4. Eh sì, no, giustamente non le vuoi dare a me. Ma tu sei distante, giusto? sei partito troppo presto. Da credo che Ragazzi, almeno uno quando poi avrò vada. quelli di massa mi diverto. Solo uno colpisce. Sì. Almeno secondo va. Mi è cascato l'anello, cazzo. A posto. Con 16 non credo che l'hai preso, il primo. No, ma con l'ultimo sì. Solo Con con l'ultimo sì. l'ultimo. Solo con l'ultimo. Che gli hai fatto 14 danni. 14. Veramente un po' meno. Sì, lo Ok, so, vabbè. c'ha la riduzione del danno. Altrimenti sarebbe esploso per pugni di Ada, no? E c'hai ragione anche tu. Vero. Se è finito Caleb, tocca all'Anlis. Sì, finito. Ok. Ok.
Ok, vediamo un attimo. Questa stanza è più alta rispetto al corridoio Sì. o no? Ok. No, però non so quanto conviene farlo, effettivamente. Io però se mi muovo lì è un casino. Se mi muovo lì. Che cazzo? C'ho davanti un nano che mi complica le cose. Posso venire qui, Master? Lanciami. Posso fare questo passo o C'è un coso di mezzo, mi no? sa. Perché tu stai. Figaro. Allora, se decidi quale sta, quello avanti o quello dietro, perché in mezzo stai adesso, quindi decidi No, non quello lo so dove sono. Cioè, non avanti. Ok, se riesco a fa. vederli. Master, non riesco a vederli i quadrati, Non è colpa quelli mia bene. se sta il nome. Togli il nome, salva. Togli il nome. Io devo solo mettere un numero. Come cazzo si toglie il nome? Ah, questo. Ok. Ok. Ok, se stai lì sì, puoi comunque, cioè attraversare il. Cioè la Quindi casella è lui è occupata qui, da un no? alleato, quindi sì, te lo permetto. Sì, io faccio il passetto qua. Ok. E ti do grazie del gatto. Ok, quindi anche a me è un altro più 2 ai danni e agli attacchi, giusto? Sì. Ok. Turion. Attacco ora che posso, almeno quello. Vai, vai. Vabbè, sono sempre nel range o devo avvicinarmi? Ecco, No, no, non ce l'hai proprio davanti. Gli faccio un completo, mica figa. infilo il martello su per il muso. Pensavo tipo in stile Bloodborne, non so se avete presente. Sì, però il coso è più la Kratos, però non può lanciarlo e farlo tornare. Stappare dall'altra Peccato. parte. Mi fanno male gli occhi per quantità di occhiato. Colpisci col primo, col secondo no. Hai Ok. aggiunto i Aspetta, più. non c'ho anche i bonus, più 2 più 2. Sì, colpisci col primo, col secondo no. Sì. Ah. Da un 14 non colpisco, guarda. No. Beh, no. Ma è bello. Io con un 16. Non ha Ragazzi, colpito Ada con 19. a questo livello più o meno la CA minima si aggira sui 20, 20. Esatto. Ok, quindi hai fatto 19, che in realtà sono 14. Ok, tocca a lui che di nuovo ti attacca. Beh, sempre con lo scudo questa volta, vabbè. si è attaccato e non puoi attaccare sulla difensiva. Però c'è Ma dico, comunque lo scudo. ho uno scudo alla mano, quindi. Ok, ha fatto Ma non puoi critico. lanciare i martelli o il Ha fatto coltello. critico di 20? Ha fatto critico. Confermato. Ok, sono. Allora, li tiro qua. Critico confermato. Ho sentito solamente un dado gettarsi. 2. Allora sono più. Ah, ok, vabbè, si può direttamente così. Li ha sentiti. No, per sentire non troppo, mica. Cioè, ha fatto più male il 20 e basta, praticamente. Ma considera che ti ha fatto punire il bene addosso. Ma Ah! Pure malvagio, eh! Adesso si spiegano i cristalli e le robe schifose. Non capisco anche perché. Ok, buono a sapersi questo. Ok, Malvagio! tocca ad. Stavolta lo ricordo, Pummeling Style. Così evito Bravo! soltanto una volta Bravo! l'RD. Aspetta, mi segno almeno 34 di danno. Vado con tutti. Sì, decisamente. Sì, sai, ti sei segnato già tutti i bonus. Sì. Minchia. 77, preciso. Allora, aspetta, quanto faccio? Allora, 18 e 12 sono 30. 52, 30, 75. 75, sì. Minchia, basta soltanto che tolgo 5. Vabbè. 70, minchia. Ho detto poco. Poca roba, insomma, dai. Inutile dire che cosa è successo, vero? È esploso. Basta, cioè, dai, non è Diventato un possibile. prosciutto arrosto. Cioè, uccideva anche a me questo attacco.
Weird flex, but ok. Adesso è rimasto soltanto una cosa da fare. Vediamo da che. Prendere Se, le, vabbè, le sradica praticamente, visto che con tutti i pugni ha ammorbidito la zona. meno male che è morto. E dopo tutti quei pugni, chi non sarebbe morto, voglio sapere. Anche questo è vero. Ok, allora si carica le due zanne e tornando indietro l'ho consegnata alla figura umanoide che Ma fammi capire, ma quindi le zanne sono tessuto morto? la zanna è un dente. Sì, ma non è, in Sì, teoria non è tessuto ma non è morto. morto, dovrebbe essere vivo. Perché dentro c'ha vasi sanguigni e Di tutto. sicuro è organico. Continua a crescere. Allora, l'indovinello Come dice: nati gemelli, ma non sono vivi. Però appunto. crescono fino alla morte. Ho Ma capito, di chi ce li però. ha? Però se osso è vivo. Però se osso è vivo, non dovrebbe essere morto. Perché, Era tipo, quello Sì, che. ma qua si intende vita, una vita propria. Non vivo, nel senso che è Esatto. composto di materiale Sì. vivo. Cioè. No, ma secondo me perché secondo me dalla traduzione hanno combinato qualche Sì. cazzata. Allora, in inglese, born twins, they live not, yet they grow No, until uguale. death. Ma Their alla fate fine si are drogano. Non so often quale died. fosse. Ever crescent as the moon, symbols of the warrior pride. Vabbè. Sì, no, ma E io ho tradotto non... quanto più fedelmente possibile. No, ma è No, no, giusto. no, è giusto. La traduzione è giusta. Quello che sto pensando io è che effettivamente alla Paizo si drogano. Ma su quello credo non ci fossero dubbi. Simpatico. Ah, ecco. E vabbè. Okay. Comunque, la figura umanoide scompare e dal globo luminoso compare un piccolo corvo con mentre al collo un amuleto. Avete passato la prima prova. Prendete questo e vi porge, cioè che si crolla di dosso l'amuleto e andate nella prossima stanza. Lì vi attenderà un altro corvo di Baba Yaga e ci sarà una nuova prova. Buona fortuna. Minchia. Ok, quindi allora io questi incantesimi non è che devo darli a me. Devi Ok. buttarli così. Vedendo come stanno andando le cose effettivamente. Dobbiamo passare altre prove, quindi. Il corvo è sparito. È ancora lì. Le Ok. Posso... prove ci sono. Quante prove ci sono effettivamente? Tre. Tre. Ok. 3 oltre a questa o 3 in tutto? Tre in tutto. Ok, quindi altre 2. Tre. Vabbè, lo faccio, che cazzo me ne frega. Ormai siamo tutti nella stanza buia. Master, mi trasformo in un gargoyle per 9 Cosa? Ok. ore. vabbè, scusami, devo fare qualcosa, che cazzo? Devo contribuire in qualche modo. Ok. Ok, anche qui prendete e riproseguite la strada. La stronzata la faccio una volta al giorno. Secondo me, se una persona si fa tutto sto corridoio, in niente perde tutto il peso che ha preso, tipo, durante le feste. Può essere. Sì, In appunto. effetti. Non capisco perché. Madonna, in effetti Allora, sì. ho un +2 alla forza. Grazie al gatto, tra quanto scade? Così in caso capi. Vabbè, tanto sono scaduti tutti e Allora, due. grazie del gatto e forza del toro, vi durano 9 minuti. Allora, a camminare sono passati, sì. Benedica Sì, 9 minuti poi. anche. Ok, allora. Lo so, è un minuto per livello da incantatore. Come trasmutazione arrivo a 9 Sì. No, io ho chiesto apposta. Madonna, quanto siete minuscoli, quanto cazzo è grande la mappa. La io. cosa più Sono brutta è che d'accordo. essendo inclinati non posso manco mettere la griglia. Questa è Madonna. proprio la parte più brutta, che sono inclinati. E poi Ok. devo Allora, a mettere. questo giro c'è sempre sulla porta c'è inciso sopra un altro simbolo, non è lo stesso di prima. No, meno male. A questo giro c'è
Letteralmente c'è l'opposto? Vediamo un attimo per capire che cosa vuole. No, ok, allora. Dice che ci sia un crescent, downward facing crescent resting on horizontal. Non so come tradurla, porca puttana. Downward facing crescent resting on. Ma mi sa che manca una parola, mi sa. Crescent cosa? Appunto, perché poi c'è il resting che è un verbo. Eh sì. Allora, Una quello di cosa prima rivolta era. lì in giù, comunque, downward Sì, è qualcosa facing. che punta giù, con delle frecce. Penso che sia sempre un semicerchio. Ok. Cioè, per forza, perché se quello di Possiamo. prima ha quel significato, questo deve essere per forza quello, sì. Quindi comunque c'è sempre questo semicerchio con delle frecce che puntano verso il basso. Letteralmente proprio quello di prima, però specchiato. Ok. E chi apre la porta a questo giro? Io ho fatto di una cosa. Vai. Curatemi. Ah, emo? Abbiamo. Scusa, non Perché ti non puoi curo più? curare. Non ti puoi curare. Perché Perché devo non curo farlo più? io? Se c'è fervore per curarti. Curo ma pochissimo. Ragazzi, io non curo più, e ho dovuto fare incantatore arcano. Insomma, il Giusto. WordPress si può curare, oh. Posso fare E l'imposizione infatti. delle mani? Allora che cazzo vuoi da noi? Oh, ma se c'è quello lì che prima si vantava, io curo. Vabbè, prima, Vabbè, adesso ti ho no. detto che ho cambiato. Scusa, puoi fare fervore che ti cura. Oppure, ma mi sa che c'è anche come incantesimo il. Scusa un attimo. A prescindere dal. Vedi, prima che arriva il ciao. O comunque c'è qualcosa per guarire. Mi sembra strano che non abbia qualcosa per curarsi. Puoi vedere che era meglio che lo facevo divino. Posso prenderla anch'io, ma non è che curo molto. Nei dubbi ci Non sono curo ancora un un po' di cazzo e non hai possibilità. slot. E appunto, il problema è soprattutto che non ho slot. Nei dubbi ci No, sono anche eppure ce l'ho, le però. pozioni ancora, eh. Ah, è vero, ce l'abbiamo ancora. Però È vero. Sì, ma che 30 e cazzo passa d'anni. non ti pare scusa. lo so. Non le useranno mai. E non le abbiamo più usate perché c'ero io. Fare Celestia Living nel dubbio, incantesimo di livello 1 per Non curarti. ce l'ho. No, con Non ce l'ho. Thurion. Può fare quella spell. Ah, ok. Sì, ma è orribile. Lo so. Sì, perché Infernal Healing funziona 1000 volte meglio. Ovviamente. Però ti cambia l'allineamento. Ah, beh. E conta come malvagia. Sì, lascia stare. Poi mi dicono Sì, perché. praticamente ti dà soltanto cura veloce questo qui. Che È come in Neverwinter Nights. Se bello. fai incantesimi malvagi ti cambia l'allineamento. Come è giusto che sia. Infatti. Giustamente. Vabbè, nel caso basta guardare nella borsa dei tipi di sinistra. Che ci sono. Oppure di andare tanto giù. La borsa Tre di Johnny. pozioni di cura ferite. Seria, No, seria. leggere. Ma E sì. due moderate. Sì, ma seria, ti prego. E una. Perché è una Ah, seria, mo l'ho Johnny. letto. Ma che cazzo? Dobbiamo farle le cose giuste. Una seria, bravo. Eh sì, tipo mangia un pollo sano. Dal telefono volevo fare l'emoticon seria, il discorso non me l'ha accettata. Madonna, andiamo avanti. Cioè, Questo. abbiamo anche le po avete anche le pozioni di ingrandire persone e ridurre persone, non le avete mai usate? Perché scusa se abbiamo delle Disgraziati. spell? Sì, ho capito. Io faccio notare che c'è scale a pioli, finestra, fossato, barcaremi. Sì, Poi. la cosa con le Vabbè, toppe. è Avessi la capita mago con le schettino toppe. starter pack.
La veste da mago, la Sì, quella con ma i top. allora, che cazzo facciamo? Allora, suca di stifo ste pozioni, Turion. In altri calici, mentre stappo i tappi. Prost. Prost. Ma perché ci sono due gettoni più? Ma che cazzo, E ho adesso detto. mi Sto faccio colorato, scrivere. E quella roba di quella cosa con tutte le tasche che l'abbiamo trovato nel coso del Del troll. coso. Pozione aspetto giovanile, pozione aspetto invecchiante, due elisir della verità e la Madonna. Due pozioni spendibili, specialità del Sì, abbiamo campione. rapinato un sacco di gente. Sì. Linguaggio, pozioni passo felpato, resistenza Allora, non passiva. abbiamo ucciso nessuno, ok? Stranamente. Allora, abbiamo tutti Stranamente. stesi e rubato i vestiti, tutto quello che avevano e ce lo siamo portati dietro praticamente. Ok, allora. Quindi, che dovevamo fare? Sta la porta lì. Dobbiamo aprire la porta. E quindi, ma lei sta usando le pozioni Turion o no? Quanto cura una pozione? Dipende Allora, quelle quale. di cura ferite leggere, un di Leggero. 8 più 1. Quelle moderate, se sono quelle di quello subito dopo, sono 2 di 8 più 3. Se quella serie invece è la terza, sono 3 di 8 più 5. Sempre il minimo incantatore. Facciamo quella leggera con un di 8 più 1. Beh, ce ne sono Andiamo a tre di fare. quelle. Quindi facciamo 2 di. Vabbè, prendo 2, quindi faccio 2 di 8 più 2. Sì. È un 8, giusto? No, Sono 6 e 7. ok. 3, 5, ok. 15. Ti curi di 15. Ok. Allora, quando apri la porta, a questo giro vedete buio. Ok, vedete proprio buio. Vedete qualche piccola lucetta qui e lì. Ok, che vengono praticamente tutta la zona è semplicemente illuminata da queste due colonne di pietra e legno, che questo misto di materiali, e si trova al centro un altro di questi trespoli. Ok, questa volta però è Quindi entro bianco. anche con Dark Vision. Sì. E Ok. vedete che a questo giro compare un globo luminoso rosso che si poggia sul trespolo e compare, prendete un corvo albino e vi fissa e aspetta. E non lo facciamo aspettare. Voi rimanete così a guardarlo. Tu sei il secondo corvo che deve darci la prova. È buona educazione che una persona prima di chiedere si presenti. Ok, hai ragione. Effettivamente l'altro ce l'ha chiesto. Noi siamo qui perché vogliamo cercare alleati per salvare Baba Yaga. Ok, immagino che siete arrivati qui e avete già fatto la prima prova. La prova della forza. Penso di sì. Un cinghiale Malvagio. sì, penso che fosse Ah, chiaramente. il buon vecchio Gelglas. Accompagnato Baba Yaga per qualche viaggio tra i piani. E ne è uscito orribilmente mutato dopo un po'. Abbiamo notato. Ok. Pace all'anima sua. Ormai. Ormai è appunto. quindi questo è l'indovinello. Io segno l'arrivo della notte. Segnerò la vostra fine. Io non scappo via impaurito. Io non ho amici. La risposta di questo indovinello risiede attraverso questo passaggio. Portatemi la adesso andate e non tornate fino a che non mi potrete portare la risposta.
Beh, andiamo a vedere cosa c'è dall'altra parte. Andiamo. Allora, una devo sfogliare. Allora, prima di poter accedere qui, ok, di fronte alla porta, c'è un... Avete presente Harry Potter? Ok? C'è quella... Quando c'è Silente che deve far trova deve trovare l'Horcrux. Ok, c'è la stessa conca, tipo vaschetta per uccelli, da cui qualcuno dovrebbe bere. Dov'è che Qui. Un attimo, ho dimenticato di mostrarla. è? Ok. Ok. Aspetta, come faceva l'indovinello? Io segno l'arrivo della notte, segnerò la vostra fine. Io non corro via, spaventato e non ho amici. Beh, cosa segna l'arrivo della notte? E lo vedi anche quando stai morendo? Che l'oscurità e il buio, penso, no? Che dici? Almeno, voi che dite, ragazzi? Beh, c'è chi dice che vede la luce quando sta morendo, però non sono sicuro. Adesso voglio cercare di riuscire a tradurre bene un attimo anche questa parte. Vi siete portati dietro un grosso fardello. Per chi lo desidera è possibile avere un cambiamento. Pensateci con cura, troverete la vecchia solo quando la luna è alta nel cielo. Ok. C'è questa fontanellina qua. Aspetta, che poi changeling si intende non solo il cambiamento, intende anche la razza. Madonna, perché in inglese funziona tutto? Gli indovinelli in inglese sono una gran rottura di coglioni, Bravo. effettivamente, perché loro sfruttano tanto anche le... La semantica. Sì, Bastardi. hanno anche i giochi di parole loro che in italiano spesso non funzionano. Allora, la luna alta nel cielo. Teoricamente, quando la luna è alta nel cielo, in uno specchio d'acqua si riflette, no? Ok. Che cazzo facciamo riflettere qui adesso? Chi ha la faccia più tonda? Gliela illumino. Effettivamente notate che sono diventato un po' più chiacchierone del solito. Cioè, prima ero triste, adesso faccio battutacce. Prima ero triste. A me questo cambiamento piace, comunque. Quindi che facciamo, ragazzi? Bisognerà Tu non... bere. Tu che sei saggio. Bene, proseguo il consiglio, bene. Bere? E vabbè, dai, qualcosa bisognerà pur farla, dai, vado io. Ok, allora, quindi tu bevi dalla pozza al centro, ok? E nell'acqua completamente scura, non riuscite veramente a distinguere nulla. Vedete fuoriuscire da quest'acqua tre pietre su cui camminare e si affacciano e vengono illuminati anche questi cinque calici. Ok? Allora, Ah. nel punto A c'è uno specchio. C'è un calice con uno specchio. Ok. C'è un altro calice con una mela alla B. Alla C c'è invece uno con
con una clessidra. Alla D a tame, che cavolo era? Aspettate. A tame? Sì. Ecco. Stai laggando di male oppure sono io che sto laggando brutto? Aspetta che sto laggando brutto. Di brutto tantissimo, raga. Sì, sono aspetta che laggato. Sono io che sto laggando, sto aspettando che ritorni un pochino e che... Ok. No, ha laggato tutto, pure tutto da Discord, eh. Ah, ok. Io mi sono affacciato bruttissimo. Senti, comunque che cos'era? Non ho sentito. A-T-H-A-M-E. Sì. Ok, è un pugnale cerimoniale. Ok. Quindi la c'è tame. Questo. Ok, ok, ok. C'è questo e infine nella lettera E una chiave. Merda. Mi sa che dobbiamo bere quest'acqua con uno dei calici. Aspetta. Ma dobbiamo scegliere quello giusto. Allora, considera che lì ci sono i 5 calici che hanno la rune e si affacciano ognuno a uno di questi, quindi qui c'è un calice con una mela che si riflette con qua che è la mela, lo specchio e così via. Allora, abbiamo detto mela, specchio. Cos'è che era la C? Allora, no, allora sono specchio A, mela B, Specchio, vediamo. mela. Aspetta, ok, facciamo così, ok. Allora, A e specchio. Così. No. Che cazzo. Mo li riscrivo intanto. Clessidra. No, ca. Poi li sposto un attimo. Atame. Chiave. Ok. Allora. Perché sono tutti spostati? Non lo so perché li ha fatti così. Comunque. Ok. Messi tutti. Quindi, vediamo un po'. Avevamo detto che allora poteva essere l'oscurità. Però si è fatto anche parlare, si è parlato anche della luna che si rispecchia. Cioè, teoricamente la luna in alto è lo specchio, però cosa ha a che fare con la notte che arriva? E anche quando muori. E col correre. Allora, effettivamente però quando muori. No, il tempo. Però il tempo. Stavo pensando anch'io, ma. Che senso ha il tempo? Perché, scusami. Il tempo. Ok. Cioè. Non è che il tempo decide soltanto la notte che arriva. Ad annunciarlo cos'è? Il tempo? La notte che Appunto, no. arriva. Io non ha detto annuncio. Io segno. Io Segna. segno. Vabbè. Anche quello è vero. Anche quello è vero. Se vuoi, Effettivamente io segno. ve lo riporto qui in inglese. Così Ok. casomai. Casomai qualche pezzo è un po' Sì, un ma casino. I mark nice come. Vuoi marchio? Sì. Sì, Sì. vabbè, il tempo però figa. Cioè, è Non è andato veramente, in sì, ha è senso. veramente stiracchiato. Perché il tempo segna un casino di cose, tutto praticamente. Cioè. Ok, e vabbè, dai. È l'unica cosa plausibile. Quindi L'unica cosa che fa direi. senso, perché la mela non penso. La tame, a meno che non ti ammazzano, ma con la notte non c'entra niente. La mela. No, troppo filosofico. La chiave proprio no. La chiave proprio no. Niente, per prendere il calice c'è un sistema, altrimenti uso mano magica. Sono semplicemente appoggiati lì. E Non è acqua questa? acqua oscura. Il calice ce l'hai davanti. Ah, io pensavo che fosse qui distante. Ma sono rivolti No, ognuno. sono rivolto ognuno lì. Ah, ok, allora prendo il calice, quello rivolto verso la clessidra e provo a bere. Ok.
Ovviamente bevi, bevi, bevi e bevi, ma sembra non finire mai il vino all'interno. Oh ragazzi, sto in botto. Ma Cioè, che cazzo. come sto in botto? Non finisce qua il vino. Che cazzo. Qualcuno mi vuole aiutare? Magari lo devi versare nella vasca italiana. Beh, ha detto di portargli la risposta. Proviamo a portare il calice? Esatto. Oh. Ah, Cristo, è vero. Ok, per il vinello a me era Sono buono. ubriachi! Scusa, hai ragione. Ce l'avevamo fissati sul bere e non ci ho più pensato. Vabbè, prendo un po' del vino e niente, quel calice lì andiamo, torniamo. Ok, Danno allora. praticamente gli altri. Nel Vuoi momento. assaggiare? Anche il bardo assaggia il vino. Ok. Ritorni col Ciccio. calice dal corvo, però mentre cammini inciampi e tutto il vino si versa. Che cazzo, i miei piedi, mannaggia la Ma ci miseria. hai bevuto così tanto? Il corvo ti guarda e Vabbè. dice: "C'eri vicino." La risposta è quasi corretta. Adesso Quasi vai e corretta. portami la risposta. No, non ho capito. Aspetta però. C'era un'altra parte dopo. Considera che sei tornato indietro e tutte le pietre sono scese di nuovo nell'acqua. Quelle pietre lì. Scusa, ma le pietre Ma le quali? pietre dove Queste sono? qui? No, quelle che ti portano verso l'oggetto. Ah, quindi magari devi andare a prendere la classifica. Ci sono delle pietre che dal centro vanno verso l'oggetto. Sì. Davvero? Ah, l'ha detto prima. Ah. Ok, quindi. Quindi proviamo Aspetta. la clessidra. Proviamo la clessidra. Cazzo, devo prendere la clessidra. Ok, quindi metti il piede sulle rocce, raggiungi la clessidra e torni indietro. Anche Rozum, quindi il fratello di Rock, il primo corvo, fa lo stesso gesto, ti lascia il suo amuleto, che è diverso rispetto a quello di prima, ok? Tu vedi che quel primo amuleto era in ferro, invece questo è in oro. E anche lui invita, gli augura buona fortuna di completare l'ultima prova, che non sarà facilissimo. Che tutto voi avete visto Ok. sto gargoyle che beveva. Sì, vabbè, ma sappiamo che sei te, quindi. Infatti. Ok. Almeno non hai tentato di volare, sappi. Questa è la fortuna. Ah. Eh sì, perché dopo che caspita ti recuperavo dall'acqua, sappi. Ah, perché cascavi su voli? Bella Sì, se cosa. provavi a volare o saltare per raggiungere una di quelle, finivi nell'acqua e non ci uscivi, a meno che gli altri non ti tiravano fuori o risolvevano l'indovinello. Che bello. E se l'ultima magica? Non sarebbe funzionato. Ah, ok. Va bene, andiamo. Ok, quindi di nuovo sempre rifate tutto il corridoio che non finisce mai. E arrivate di nuovo di fronte a un'altra di quelle porte. Allora, questo giro vedete sempre il mezzo cerchio verso il basso. Ok, però questa volta ci sono le frecce che puntano verso l'alto. Ok, devo capire dove cazzo siamo. Poi per il resto va benissimo. Seguiamo sta cazzo di strada. Vediamo, se non è il caso apro Paint e cerco di farvi i 3D segni, perché detti così fanno veramente cagare. Ma scusami, ma dove cazzo è? È in bassissimo la porta. Allora, lo sposto qui. Allora, siete pronti a Dove sta? vedervi spostati? Vi ho portato con la chiave lo specchio.
È in basso al centro più o Ah, meno. qui. Sì. Ah, perché lì c'è una porta, ok, che non la vedevo ancora aperta, per quello. Oh, c'è. Mi confondevo. Io nel dubbio sto provando a fare il disegno di quello che c'era, che ci sono scritti. Allora ha detto che il primo cerchio era così, verso il basso. Il secondo così. Il terzo così. Ok. Allora. Poi uno c'ha le frecce. Madonna. Uno c'ha le frecce verso il basso. Contentatevi di questo. Uno c'ha verso l'alto. Il primo come ce l'aveva? Cosa sfida? Ah, ok. L'ultima è così. Avanti. Sì, perché, mi tocca farvele perché se no non è che si capisca tantissimo la differenza tra i tre. Ok. Ok, la riporto su Discord. Il mio Winter. Ok, questi sono i tre simboli. Mamma mia. Ah. Noi quelli abbiamo già fatto. Quello in alto Quello in e alto. quello a destra. Adesso Quello a destra. di fronte a voi c'è quello là di sotto. Quindi questo qui dovrebbe essere l'opposto dell'ultimo. Il primo era quello che non c'entrava un cazzo. Non è che non c'entra un cazzo. Ognuno No, di quei lo so. tre ha un significato. Sì, lo so. Se non ci vuoi ragionare, mi passa A il tiro. proposito, ah no, aspetta, effettivamente ci voglio ragionare Ok. sopra. Su cosa posso tirare per capire che cosa vogliono dire? Conoscenza arcana o linguistica? Ok, ho tutte e due. Coscienza arcana, Fossi una 16. strega. E lo era mia madre, cazzo ci devo fare. Conoscenza arcana o linguistica è uguale. Stesso valore, vabbè. Sì. 27. Ok. Iniziando a fare 22 più 2, ti sei anche ricordato una cosa delle varie storie di tua madre, che Baba Yaga è accompagnata da tre cavalieri, e sono il cavaliere dell'alba, il cavaliere della notte e il cavaliere del tramonto. Sì. Quindi i simboli sono, in ordine in cui li avete incontrati, sono il Sì. tramonto, la notte e infine l'alba. Così Boh, come questo anche allora sarà. i... Speriamo sia un po' più pieno di luce questo. Così come anche i vari amuleti hanno veramente incisi sopra le rune di ferro, dovrebbe essere. Sì, inciso il simbolo del ferro, uno col simbolo dell'oro e l'ultimo ancora non l'avete preso. Però comunque potreste pensare che quello del ferro era la stanza del cavaliere del tramonto, che è il cavaliere nero. Il cavaliere dell'alba, il cavaliere dorato, il cavaliere della notte e il cavaliere nero. Quindi ovviamente sono un pochino scambiati i corvi. Sono scambiati i corvi, i simboli e nelle stanze. Poi quando uscirete da casa vi svelerò il segreto degli amuleti. Perché adesso l'Anlis non riesce a vederlo. E beh. Adesso vi aspetta la prova di resistenza. Ok, Allora,
Quindi aprite la porta. Ok. Beh, direi di sì. La A7. Ok, camera dell'alba. Ok, effettivamente col tuo ragionamento avevi ragione. Nel momento in cui la aprite, vi La luce. trovate un bordello di luce, un sacco proprio. Vedete anche i fiori belli rigogliosi, una luce calda che riempie la stanza come fosse quella del sole appena sorto. E trovate anche qui il trespolo con sopra il corvo. Ah, finalmente un po' di luce. Anche qui il corvo aspetta. Salve, siamo qui per l'ultimo indovinello. Questi giovani sono così maleducati. Che coglioni, ma perché? Ma gli devo dire sempre vita morte e miracoli. Ma non vi parlate tra di voi, corvi, no? Diciamo che l'avete fatto tutto. Mi si è scollato di nuovo questa porta. Questo l'ho sistemato, sono una colla di merda. Che se ogni volta gli dobbiamo andare a dire qua siamo i bene. Allora, vedete questo corvo che si avvicina a voi, svolazzandovi intorno per un attimo, e all'improvviso vi sentite tutti meglio, principalmente Turion si sente molto meglio. Bene. Viene curato. Prima di darvi il mio ciondolo, dovreste prima convincermi di dimostrarmi che avete la capacità di soddisfare i vostri desideri. Dovete mettere alla vostra prova la vostra tempra, la vostra forza mentale. E io che sono l'araldo, che sono l'araldo del giorno che verrà, non posso fare. Ecco a voi l'indovinello. Ogni notte viene a farti visita. A volte è l'orrido, a volte è la meraviglia, a volte è un profeta. Quando arriva l'alba però scompare. Quando affronterete tutto ciò, io saprò i vostri, saprò i suoi desideri e i vostri. Ma solo voi potreste scoprire che cosa ho visto io. Se vorreste condividerli con me, sarete legati e in grado di risolvere il vostro destino. Andiamo sul personale. Sì. Sul molto personale, soprattutto che mette un po' in casini questa cosa. Anche a me. Bene. Ok, beh, dobbiamo andare quindi nel corridoio. Vedete che davanti al corridoio c'è una porta, come fosse una stanza. Beh, arriviamo davanti alla porta, io dico agli altri, probabilmente dovremmo sognare. Vai già ad aprire la porta? Ok. Prima dico questo, poi vedo come reagiscono gli altri. Ok, mentre vai per aprire la porta, il corvo dice: e così sia. Sappiate che le sorelle prima erano tre, adesso è solo una. Madre, donzella e anziana. Oddio, di nuovo. La donzella è sfuggente e potrà essere catturata solo con la luna nascente. E praticamente vi dà direttamente l'amuleto. Ma Anche questo amuleto ha inciso una runa e il suo significato è artrosa. come scusa? Artrosa. Aspetta. Quindi sono tre le varie fasi, la divinità triplice.
che certi studiosi pensano neanche che sia mai esistito, però va bene. Ti vorrei anche far notare il Sì. corridoio e il fatto che queste stanze sono Sì. completamente a tre. Tutto tre, tutto tre, tutto a tre cose qui. Tutto a tre, tutto a tre. No, ma infatti, perché cos'era? Dalle leggende slave, no? Sì. Eh sì, le riconosco. Non è unica, non è una cosa esclusiva delle leggende slave, tra No, no, il numero l'altro. 3. C'è in un sacco di mitologie. Ma pure il cristianesimo? Vabbè, tralasciamo, dai. Vabbè, scusami, l'hanno copiato. Sì, Quello arriva di è il dopo. cristianesimo che si è, che scopre tutte le altre religioni, anche Rinnovato precedenti. tutto quanto. Sì, ma io lo so benissimo. È nato l'altro ieri, è nato il cristianesimo. Quindi, ma aspetta, ma ci stai già dando il talismano? Sì. Perché? La Probabilmente vi prova? servirà. Dovreste comunque bastare la prova. Questo Quindi il è il suo talismano mi servirà. desiderio. Ah, ok. Capisco. Io no, ma va bene. Comunque. Beh, tutte queste stanze rappresentavano questa triplicità, quindi Sì, ognuno ha un aspetto diverso. già. Questa qui è la. Aspetta, l'alba cos'è? Quella di mezzo, se non sbaglio. No, questa è quella dell'alba. Questa è quella dell'alba. E appunto, no, sto pensando che l'alba, se non sbaglio, è quella di mezzo come età delle tre. Se non sbaglio. Veramente l'ordine è alba, mezzogiorno, Infatti, tramonto, alba, la data mezzogiorno. dell'inizio. Quella L'alba è della la. Ah, nascita. la nascita. Sì, Il c'hai ragione pure crepuscolo e la morte. Qua tu. Sì, invece mi infatti, fa penso l'alba e la proprio. nascita. Però la più giovane la trovavi comunque di. Era spegliati, no? Però vabbè, niente, lascia stare. Mi sto confondendo con cose. Sì, tanto poi ci arriverete, Andiamo poi ci avanti. arriverete. Esatto, tanto poi ci arriverete. Quindi, ragazzi, andiamo avanti. Andiamo. Che vuoi Ok. fare? Tornare indietro? Assolutamente no. Allora. Ok, allora, nel momento in cui apri la porta, di fronte a te si presenta una stanza praticamente completamente vuota. L'unica cosa che c'è, tu vedi sul comodino questa candela che fa una flebile luce, e il letto che è praticamente perfetto, però sembra come se ci stesse dormendo qualcuno. Ok. Qualcuno sta sognando. Forse. Però l'alba poi la porta via. Dobbiamo svegliarlo. Chi si prende la briga di svegliare chi c'è di lì? Ma c'è qualcuno? Cioè, vediamo qualcuno? Sì, c'è qualcuno che sta Sì. Sì. dormendo, no? Hai detto tu, ma. Chi vuole andare a svegliarlo? Ma vediamo innanzitutto chi è o cos'è. Infatti, Tipo. anche tu c'hai ragione. Mutestamente. Ok. Allora. Metti che un orso, vai lì a svegliarlo? Sei scemo. Ok, fate un Un tiro di orso in un cazzo di percezione. letto. Tu non lo Percezione. sai, ma c'è una storia. Te la racconto dopo. Oddio. Cos'era quel tiro? Fatemi un tiro di percezione. Oh, Per vedere se percezione. c'è qualcuno. Ah, Nel senso, per percezione. capire. La mia percezione. Bene Vabbè, così. scusa. È stato peggio di me. Ragazzi. Sono cadute le No, orecchie. Le orecchie, gli occhi, il il naso, tutto. personaggio è diventato tutt'altro. Cioè, Ovviamente l'unica che si è avvicinata abbastanza da capire qualcosina è Ada. Però l'unica cosa che vede è che non sembra avere una forma costante. Nel senso, è come se qualche piccolo dettaglio cambiasse ogni tanto e questo non ti fa ben capire la figura. Non lancio percezione del magico se non implodo. Sa che Sul qua. colpo implodi. Sì, mi esplode la vista. Gli occhi.
cosa dovete fare? Vediamo. Quindi che facciamo, ragazzi? Chi la chi sveglia quel chiunque sei? Sveglio io. Chi è il più delicato tra noi? Ah. Vabbè, delicato. Chi è? Yeah, Ada. Svegliati! Ada, stai lì. Buona. Ok. Quindi... chi va? Io. Ok. Allora. Ti avvicini e vedi che avvicinandoti noti il viso che... anche sì, è vero che cambiano questi dettagli, però avvicinandoti vedi che l'aspetto è abbastanza stabile, tra virgolette. Fammi un tiro di nobiltà. Conoscenza e nobiltà. Se ce l'hai. Ah, ecco. Se non ce l'hai, fallo pure. Se non ce l'ho, vabbè. Se non ce l'hai, fallo lo stesso. Sì, Beh. Ok, nulla. Allora, la svegli delicatamente. Nobiltà. La svegli delicatamente. Ehi, signorina. My God. Nel momento in cui si alza, chi vuole può farmi un tiro di nobiltà. Di... sempre conoscenza e nobiltà. Ah, ok. Ok. O ci provo. Vabbè, dai. Chi lava la spa. Dai. Questo ok. Vabbè. Vabbè, con Ada è inutile farlo perché... Cioè, Ada la fa diventare... però ci ho provato. Cos'era questo... No, che nessuno ci arriva mai. Ah, ok, prima avevo tutte le conoscenze, adesso non ce l'ho più. Aspetta, quel più 4 è già sommato oppure va sommato dopo? Per capire. Quale più 4? Aspetta, quello che tu c'hai scritto. Quel più 4. No, non ce l'ho più quel più 4. Ah, ok, è rimasto, è un refuso, ok. No, vabbè, è perché figa, devo farlo uno per uno. È un macello, devo cancellare tutte le cose. Ormai la facevo la scheda da... era meglio se facevo la scheda da zero, figa. Ormai l'Alice possiamo chiamarlo Achille Lauro. No, Master, cambio personaggio, basta. Ecco. No, tutto tranne Achille Lauro, ti prego. Vai, tutto sì. Tutto tranne quello. Non potevi farmi più male di così. Credo solo con Justin Bieber potevi farmi più male. Credo solo. Ma non sono nemmeno sicuro. Perché, forse almeno Justin Bieber sa cantare. No. Oddio, no, nemmeno. No, non lo sa, neanche lui? Ok. Ma l'hai mai sentito? No, non l'ho mai sentito. Ecco, fai bene. Se lo sentite una cosa. Però ho sentito Achille Lauro e mi è venuto da piangere. Siamo lì. Siamo in quel livello ormai. Oh, Cristo santo, madonna. Vabbè. Ma perché si costruirono a chiamare i cantanti? Cioè... non lo so. Comunque, nel momento in cui si alza, Lanlis si prova a vedere col suo Dead Watch Eye. Sì, perché quello ce l'ho ancora. Ah, ti è rimasto. La fissi è come se, guardando lì, non ci fosse nessuno. Attraverso quell'occhio. Non è né una cosa viva né una cosa morta. C'è e non c'è. Non c'è un cazzo, praticamente è come se fosse un costrutto in pratica. Più o meno. Okay. Molto meno che più. Ragazzi, quella cosa che abbiamo davanti è più simile a qualcosa di inanimato. Che tu vedi con Dead Watch Eye, vedi attraverso, non vedi. Cioè, lì è come se non esistesse nulla. Ah, come se non ci fosse un cazzo. Esatto. Ok, bravo. Signori, non esiste. Cioè, non è né non morta né viva. Non c'è. Non la percepisco. Siamo fregati. Dovremmo comunque scoprire i suoi desideri dopo tutto, no? E vediate che sta guardando l'amuleto del corvo. Questo è vero. Lucifer. Va bene. Oh no. Dai che uscirà la quinta stagione. Dai. Ci stiamo recuperando la terza adesso. Ah, siete proprio indietro, madonna, mi stava scappare uno spoiler bruttissimo.
Immagino che spoiler puoi darte. Io, tutto, ho visto tutta e anche la crisi. Allora. Comunque vedete Ada Non che ti preoccupare. chiude la porta dietro di lei Anche. e continua a guardare la ragazza. Beh. Ragazzi, avevo anche detto che dovevamo teoricamente sognarli, no? È un po' Coppa 50. E se fosse lei il sogno? Infatti. Effettivamente non c'è. Ma. Poi è in una stanza da letto. Di solito una persona va a dormirci, quindi cioè ci va la notte. Ogni notte fa visita. Ma la domanda è: con chi abbiamo. Cioè, questa illusione ha un nome? Il sogno. E mi rivolgo verso. La persona che c'ho da la persona tra molte virgolette che c'ho davanti. Allora, ti risponde che è l'ultima regina delle streghe prima di Elvanna. Si chiama... Che brutto nome. Si chiama che brutto Yelizaveta, Yelizveta. nome. Ah, vabbè, russi. Sono l'ultima figlia di Baba... l'ultima figlia uccisa da Baba Yaga. O meglio, Uccisa da da Baba Baba Yaga. Yaga. O meglio, non sono... Nemmeno lei, non sono il suo spirito, sono solo un sogno. Sì, ma scusami, ti ha ucciso Baba Yaga? Il destino che abbiamo noi figli di Baba Yaga. Regniamo nel suo Sopportare. regno e poi quando ne nasce una nuova veniamo sostituite. What? No, 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 alt, 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 alt. Cosa? Non aspetta nemmeno che morite di morte naturale? Ah no, vero, Non streghe. possiamo morire di morte naturale. Beh, Definisci tu scegli. morte naturale. No, lascia perdere, conosco qualche trucchetto. Ci devo arrivare, ma. Dovresti provarlo. No, non è. Già io vivo già parecchio per la mia razza, quindi non ho, per adesso non ho questi interessi, ma cioè mi stai dicendo che praticamente cioè neanche mi mette in pensione, no? Direttamente mi uccide. Già, vedi che inizio un attimo a Le rispondere un sue attimo più. E stesse figlie. ripeti di nuovo, già, vedi che inizia piano piano a incazzarsi. Meglio se sto zitto. Mi sa che hai toccato un tasto dolente. Puoi scusarci un attimo che parlo con i miei compagni. Scusatemi, ragazzi, ma che cazzo significa? A me lo stai chiedendo? Serio? Cioè, seriamente? Io sono stato mandato dai miei genitori fuori dal villaggio all'età di 10 anni. Non è che posso non compatirla. Ma non. Appunto, però almeno non ti hanno ucciso quando non gli servivi più. Sarei potuto morire. Non ha tutti i torti, in effetti. Cioè, se non fosse per Allora, aspetta, questo aspetta, aspetta, però potere. in questo caso, beh, in questo caso però c'era la possibilità che sopravvivessi o morivi, o che morivi, no? Nell'altro invece l'ha proprio fatta fuori, non gli ha dato neanche la possibilità minima. Anche È questo è vero. peggio. Comunque, Turion? Come è stata la tua infanzia? No, non le sto chiedendo come è stata la tua infanzia. Credo che non posso. Cioè, La sua è stata un'infanzia tranquilla alla fine. pure la mia, tra l'altro, Almeno. probabilmente. Ma anche la mia, alla fine mia madre mi è sempre stata vicino. Però, ma il discorso, cioè, ragazzi, non sto parlando delle nostre infanzie, come sono andate. Cioè, quello che sto cercando di capire, cioè, è sbagliato. Sì, che è E per sbagliato. cosa stiamo combattendo? Non lo so. Stiamo combattendo perché quella che è arrivata adesso, Elvanna,
causa sta distruggendo l'intera Golarion. Io non voglio vedere la mia casa spazzata via da una pazza psicopatica, ok? Finché c'erano queste streghe, queste ragazze, ogni cosa aveva un suo ordine. Ieri se non era così gelato, Quindi, ogni tanto freddo anch'io. tra virgolette, scusatemi la citazione, dovremmo scegliere il male minore? Seriamente? Il male è male. Tossa coin to your witcher. Oh, Scusate, vale. scusatemi, mi offendi, scusatemi, ma la situazione è questa. Sì. Sì. Vabbè, possiamo citare anche il fatto quella fatta da Caleb. Che Caleb a cantare Tossa coin to Sì, your your Witcher, witcher. perfetto, a posto. E il Witcher chi è? Mi ricorda un bardo Ci che ho manca. conosciuto tempo Ci fa. manca il Witcher. Abbiamo bisogno del Witcher. Vabbè, dai, facciamo noi i witcher. Ok, perfetto. Quindi, cioè, ragazzi, ma questa cosa è pesante. Cioè, io non voglio scegliere tra il male minore o il male maggiore. Cioè, fino adesso abbiamo combattuto contro qualsiasi cosa malvagia abbiamo incontrato, a prescindere dalla gravità. Capito, però ora come ora non mi pare abbiamo molta scelta. Ora come ora. Certo, di sicuro dobbiamo fermare quella cosa che sta succedendo, ma è giusto che Baba Yaga torni a fare quello che fa a quel punto? Perché lo fa? Non lo so. Sì, ma non è giusto comunque a prescindere. Mi piacerebbe capire anche il perché. Cioè, c'è una cazzo di casa che può andare per dimensioni. Possibile che non. O per mondi, pianeti. Perché non portare le sue figlie da un'altra parte invece che ucciderle? Se non vuole che una domini per troppo tempo nello stesso posto. Se è quello il vero motivo. Sì, è quello il Ti vero motivo. risponde, senti proprio lei che ti risponde: il motivo non è il controllo, il motivo è la follia, è il pericolo che possono portare esseri come noi in questo mondo. Ci sono altri mondi in cui ci sono altre figlie di Baba Yaga e non è mai finita bene. Quindi Quindi stai portare dicendo una che specie di col equilibrio. tempo, impazzite? Basta vedere quello che sta succedendo adesso. Ma non tutte sono morte. Ah no? Più sta andando avanti, più lei ti risponde, più vedi che comincia a sembrare sempre più brutta come aspetto. Inizia a vedere che Ok. lo sguardo inizia a essere sempre più cattivo, le mani iniziano a rinsecchirsi e a allungare le unghie. Inizia a vedere diventare sempre più un incubo da vedere questa ragazza. Ora capisco, ma c'è qualcosa di sbagliato comunque. In queste situazioni non possiamo sapere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Elvan è qui da 200 anni e sta causando questi problemi. A causa sua, molti bambini sono morti. A causa di questa pazza, una bambina è stata strappata l'anima, inserita in una bambola e maledetta per rimanere in un solo posto. Sì, ripeto, il male maggiore, minore. Uguale. Male, male. Questo sto cercando di dire. Perché Baba Yaga continua a fare figlie se poi dopo impazziscono? Perché Bruno 34 è un bel sito. Cosa? Dovevo spaccare il sistema in qualche maniera. Sì, Oh, to c'è break the fourth problema. wall. Vabbè. Può, può, può. Lei può.
Ah, La cosa bella è che esiste Baba Yaga sul qua. ah, Ma sì. chissà perché non mi stupisce. Sì, lo so. No, la cosa che non mi stupisce è che non ci stanno tipo immagini gore con bambini nelle pentole, Ma stranamente. perché Baba Yaga non mangia bambini? Non, gli umani, non mangia bambini in generale, No, infatti. Infatti. Ah, ok. Allora, Baba Yaga, allora, se è quella che penso io, diciamo che se ti comporti bene con lei, Scopi fortissimo. no, no, Anche. Non è quella di Drizzt. Cazzo. ma spero per te che non sia nel suo. Spero che dopo non ti accorgi di aver fatto una stronzata. Vabbè, è scoppiato solamente un ultra Tendenzialmente, però, immortale. tendenzialmente, però, se ti mostri rispettoso e tutto, ti può dare benedizioni e tutto. Se sei rispettoso, ciao Vabbè, se sei rispettoso ciao. ti può donare la vita eterna se ti comporti bene, minchia, te ne privi. Guarda, se questo è il risultato, ci Beh, vabbè, tengo. senza che ti fa marcire dentro, me l'accollerei tantissimo. Ditemi cosa volete fare. Beh, non lo so. Potremmo chiedergli qual era il suo sogno. Dovremmo Lei, Cristo saperlo noi. santo. Lei non mi sa Pilota leva. Dobbiamo saperlo noi qual è il sogno suo. Lei pilota A le malapena leva. so qual è il mio. Il suo desiderio è abbastanza ovvio. Lo sappiamo tutti, è quello di pilotare leva. Ovvio? Cristo santo. Turio, porca miseria, dici? Ma smetti. Adesso vedi Turion che tipo si mette, vedi l'elmo e Mi sono sognati vedi stanotte, robottoni, porca miseria, che smettila. Turion dal nulla fa comparire un elmo e vedi che questo elmo è tutto rosso, però c'ha due un simbolo di una farfalla nera all'altezza degli occhi. Tipo, Shinji decidi, o tu o lei. Vabbè, sempre meglio di tipo uno che entra nella porta, l'altro io devo farmi un panino. Ok, a posto. Esatto. Mamma mia. Ah. Quindi dobbiamo sapere qual è il suo desiderio. Io l'ho capito. Contacelo. Se l'hai Vendetta. capito. È la vendetta. Ok, Beh, non è potrebbe proprio essere, bello. sì. Eh beh sì. In Vabbè, è effetti è anche quello. incazzata nera. Più ne parlavi, più si incazzava, quindi in effetti. Che parola d'ordine vende? Quindi, conosciamo il suo desiderio. Ah. Come fare per accontentarli tutti? Non puoi accontentarli tutti. Vedi Ada che pensa. Oppure. Se Baba Yaga, cioè se Elvan ha gli stessi poteri della madre, forse lei è intrappolata qui. Chi è intrappolato qui? E gli fa vedere la. E ti indica la figlia. Beh, non è. Se è intrappolata qui, non è in questa stanza. Ok, potremmo. Io non voglio uccidere qualcuno, ok? Non qualcuno almeno che non abbia fatto una strage del genere. E attualmente poche persone si meritano questa fine. Ok, Baba Yaga ha deciso per le sue figlie, ma forse che noi non abbiamo effettivamente un'idea dei motivi o tutto ciò che abbia dovuto portarla a fare questa scelta. Non possiamo giudicare così a mente fredda. Ma una cosa che possiamo fare è intanto liberare lei, liberare il suo spirito o il suo
sogno quello che è rimasto. Magari c'entrano i medaglioni. Beh, effettivamente no, non faccio individuazione del magico sui medaglioni. C'ho paura. No, c'ho paura che vada in overwhelming qua dentro. È per quello che ho detto. Aspetto per dirlo. Sto pensando cosa fare. Scusami. Sì, no, lo so, sto pensando anch'io. Cioè. A me mi piaceva il muggito. Sto morendo. Tra le tue nuove abilità c'è qualcosa sul liberare gli spiriti? No, non ho studiato quello, mi dispiace. Potrei trovare qualcosa forse con il tempo, potrei trovare qualcosa nella biblioteca qui, se ne avessimo ancora accesso, anche se non ho più idea di dove si trovi adesso. E dovremmo comunque aspettare il tempo che io possa, che possa concentrare la mia mente, però non sono sicuro, perché effettivamente la mia tipologia di poteri non è quella adatta. Per assurdo sarebbe quella più adatta a quella di Turion, come tipo di magia verso gli spiriti. C'è qualcosa? Guarda, ti dico subito. Sai, i chierici ci sono più. Chierici hanno tutte le cose per gli spiriti. Mi divertirò molto a leggere gli Il problema incantesimi. Massimo, ma questo qui è uno spirito, quindi. Sì. Sono uno Scusami, spirito. c'è uno spirito, è un non morto. No, non è un non morto. No? No, è un'altra cosa. È un esterno. Fa agonizzare. E gli esterni non li vede il mio occhio. Questo è, sì, è un esterno, extraplanare incorporeo. Un Juggernaut detta legame Però è esterno. praticamente un sogno perché non è un'anima, non è uno spirito, Sì, capito? ho capito cos'è. È visualizzazione di un Cioè, sogno. sì, In questo caso di un praticamente è come se incubo. fosse un'entità creata dal sogno di questa qua. Che Sì. coglioni, è un casino. Già. Tu pensi che questo ancora sopravvive? Devi dire. No, sopravvive l'entità creata dal sogno, quindi quanto doveva essere potente chi l'ha sognata? Per aver No, creato l'entità. il sogno si nutre di menti vive. Cioè, finché c'è Quindi gente. deve esserci ancora. Il suo corpo sarà qui da qualche parte. Io mi rivolgo verso di lei. Guarda nel cassetto. No! Accanto ai calzini. No, accanto a quel cazzo di gatto di merda. No, per favore, no. No, nel cassetto qua. Cassetto, c'è un cassetto? Allora. È un tavolo quello, non è un. No, Vabbè. sembrava un cassetto. Ma dimmi, colei che ti sta sognando, dove si trova adesso? E ti vedi che si sposta dal letto, ti si avvicina, ti arriva di fronte. Risponde: la mia anima è in questa casa. Ma il suo corpo è andato. Fammi un tiro di. Fammi un tiro salvezza su. Il riflesso Volontà. lontano. Ah, Meno male. Che riflessi, che cazzo. ok. Ma dai, ma come faccio a tirare così basso? Porco zio. Va bene. Sei a buon livello. Ok, No, a 6. Ah, ok. senti la tua mente molto più pesante, ti senti Ok. stordito, subisci due danni all'assorbimento di saggezza. Aia. E nel momento in cui lo fa, praticamente vedi proprio il suo aspetto che cambia, diventa quello praticamente di una vecchia megera. Vedete che
Soprattutto vedete sto gargoyle che si tiene la testa. Ah! Ah già, è vero che sono gargoyle, d'accordo. Sì. Ok, piano B. Chissà come si picchia un fantasma? Un attimino vedendo. Quant'è la classe Sì. armatura tua, l'Anlis? Adesso 21. Ah, ok. Allora, subisci anche questi altri danni. Aspetta, sì, vabbè, sì, ci sta. Okay. Minchia! Ma Ok, dimmi che quello punti che penso. ferita! Sì, questo è il punto ferita. La Madonna! Senti tipo il tuo corpo esplodere di energia negativa. Minchia! Mi ci pulisco il culo! Tanto per Ada capire, è tempo. una creatura extraplaneare ormai, vuol Yes. dire che... Ok, uso congedo. Non è di idea che malvagia. Gli faccio il bigon top. Vai, malvagia, vai. Faccio bigon. Bigan, fap. Vai. Vediamo, aspetta, congedo è di livello 4 e io dovrei avere 24 di... Aspetta, è un tiro salvezza su volontà. Con la Ok. E tu CA sei credo incorporea, debba quindi metà essere... dei Cioè, danni dagli attacchi magici. congedo è di una spell di Per me livello non sono attacchi 4, di quindi... forza. Aspetta, una spell di livello 4, La CD me la quindi... devi dire tu. Sì, sto controllando per questo, aspetta, una spell di livello 4, quindi è una CD di Come a 19. livello 4? Puoi lanciare già Sì. quelle di livello 4? Come fai a lanciare quelle di livello Aspetta, 4 prima di me? aspetta. E Aspetta, guarda infatti. un attimo. Posso permettermi il tuo risparmio Perché scusa? Scusa, dove sei tu a livello 8? Quelli di sono... livello. Mannaggia. Però hai quelli di livello 3 come No, il discorso è che ho 1, sbagliato 2, 3, letteralmente 4, 5, edizione. 6, 7. No, oddio, ce l'ha, ce l'ha. Chiudo Ce l'ho una bonus però, aspetta. A la livello cosa. 4. Sì. La porta Catena di stava partizione chiusa. non è di livello 4, scusate. Scusa, ma Ancora di me... Sì, anche... ancora una cacata la menti. Sì, ce l'ha, ce ne ha due a livello 4. Quindi sì, ok, ce l'ho usata, infatti. Cioè, mi avete fatto confondere per un attimo, perché io... Mi Cazzo, è sa... vero, c'è già il livello. No, c'è il livello 3, ragazzi. All'8 No, all'8 sono. sono. Sì. All'8? Ah, incantesimi di livello 3. È il bonus che 2? devo Ah, sì, è ricordare. vero, 3-3-3, sì, oh, l'ho contato male io. Sì, Scusa, vabbè, anzi, il contami 3, pure. 3, 3 incantesimi, ma di terzo livello, non di quarto. Sì, è terzo, non di quarto. Io vi ho dato il druido che quelli di 0 non li contavo. Ne ho fatto 1, 2, 3, quarto livello. Colpa mia. Uno, due, tre, quarto. Oh, Capisco molto. io di classi magiche, quelli ho giocato. Effetto di meteorite. Ah, Vabbè, oddio, il spell massimo è di 3. livello 3. Tipo, spell di livello 3 non ce n'è un cazzo. Volevo vedere davvero se serviva il... Effettivamente cosa consigliavano? Tra le classi più il druido. Ora capisco perché. Druido inquisitore. È tutta roba che ha cose contro anche spiriti e cose del genere. Sei contro extraterrestri o extraterrestri, madonna. Io veramente sto iniziando a capire che sto morendo di sonno di mio se già inizio a vedere cose strane. Puoi Ragazzi, fare. o lo meniamo, però attenzione, significa che abbiamo tutte armi magiche, ok? Però significa che gli facciamo metà dei danni fissi. Perché? Perché è incorporeo. La merda è quella. Che Scusi, se ci facciamo le armi allineate, al bene. poi no, aspetta, non è detto se... Non è detto... Perché effettivamente incorporeo, È cioè incorporeo, incorporeo è diverso da etereo. C'era un casino lì. Perché effettivamente non so se vale come con i fantasmi. E quindi praticamente tu i fantasmi puoi colpirli solo con armi magiche, però gli fai metà dei danni. E hai, se non sbaglio, il 50% di mancarle. Non mi... No, quello con le magie, se non sbaglio. Che è il 50% di mancarle con le magie. È un casino.
Sto Cioè, non gli controllando. facciamo un cazzo praticamente. Cioè, qui ci Cazzo. vogliono armi ghostacce e tutte quelle stronzate lì. Sì. Che non abbiamo. Allora, una creatura incorporea non ha un corpo fisico. Una creatura incorporea è immune a danni critici e a danni di precisione. A meno che gli attacchi non siano fatti con un'arma Arma ghost touch. ghostaccia. Infatti. Qui un bel tetori con Oddio, potrei fare una cosa abbastanza macabra. Lotte lo rompeva. Cioè, potrei fare una cosa macabra se mi funziona. Oh Cristo. Te la vuoi scopare? No, ti prego. No, no, però se ci sei quasi arrivato. Non è quello l'obiettivo, ma ci sei quasi arrivato su una Oh cosa. No, Cristo. aspetta, cosa? Cosa? Cazzo, no, non era questo l'incantesimo. Niente, mi sono confuso con un'altra cosa. Ethereal comunque non ci sta più. Ora Che però. c'era un Ma non incantesimo c'è che più. trasformava i fantasmi con dei cumuli d'ossa e li trasformava in zombie. No, Quindi no, devi no, dargli un no. corpo, dicevi tu? Ma non è un Sì. fantasma. Non è un fantasma. No, perché io c'ho un incantesimo che rigenera la carne dei corpi morti. Ma non è un Ma fantasma. questo non ne ha corpo. È Non è un incorporeo, non è un fantasma, fantasma, decidetevi. è È un fantasma. un esterno incorporeo. Non è un fantasma, Tu non puoi dare corpo agli incubi. è appunto. Eh sì, Anzi, proprio, vedo che papà fai detto fai. peggio, però vabbè. Sì. Sarebbe tipo una maledizione all'incirca. È una maledizione questa. Ah, è una maledizione, me lo dici adesso. Tu me l'hai chiesto? Ma almeno lo fai capire tutto il team che c'ho magie che tolgono maledizioni. È quello stavamo aspettando. Lo fa culo! Minchia, mo se a livello 4 tiro un bestemmione fortissimo, lo sentono. Cura da malattie, no. Libera un E oggetto, lì una persona. Ah, però libera una 3 persona da maledizione. liberi un oggetto, una creatura. Ah, infatti. Brava. Vediamo. Tiro salvezza, volontà nega, innocuo, vabbè. Livello 3. Quindi. Beh, di livello 3 c'ha una CA di 18. CD. CD. Ok, di 18 su. Volontà, quindi will. Però Ok. aspetta, qua dice for... Non è che è del livello 8 mi è fisicamente l'ability mod, no? No. 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 Ok. No, dovrebbe essere già aumentata da prima. Ok. Dammela buona, ti prego dammi. Quanto ti è andata bene, ti è andata bene. Minchia, sei tornata bene. Di Allora. lusso. A po' tipo il libero. Il bigon ora lo posso fare. Però peccato, volevo farla con quello. Ho cantato Vittorio troppo tardi, mi sono accorto dopo. Ok, allora, quindi casti la rimuovere maledizione su di lei. Sì. E vedi che svanisce nel fumo. Certo, magari se riuscivi a farlo prima era un po' meglio. Grazie. Oh. Quello sta morendo, tipo. Effettivamente. Cioè, tipo, l'emicrania più grande della sua vita. L'emicrania fu brutta la sua vita. Minchia, effettivamente. Peggio del pozzo di Lazzaro è stato. Madonna, sì. Tipo, il giorno Chiedere dopo perché sono venuto. Il giorno dopo lo troveremo tipo come Lucy, che raggiunge il 100% dell'intelligenza umana. Oppure lo troviamo come Brainy. Che Madonna. si zicca a mettere da punk Vabbè, mi può finire anche come Akira, però adesso non è che possiamo andare sempre peggio. up. Oh mio Dio. No, come Akira no, finisce. Ok. Comunque. Nel Come momento in cui distruggete la lo spirito, la porta si riapre. E il corvo si complimenta con voi. Prego. Dice di tornare di fronte alla stanza iniziale, tornare alla stanza da cui siete arrivati, perché dovreste prepararvi ad uscire. Ok.
Potremmo farci un pisolo prima. Diciamo che per il momento tipo i nostri PG sono morti fisicamente e mentalmente. Uno mentalmente, gli altri fisicamente. Ma anche fisicamente, guarda, mi ha preso. Sì, beh, a metà t'ha fresato. Vabbè, non ha fatto sconti. Quindi ditemi cosa volete fare. Beh, andiamo a vedere intanto cosa dobbiamo fare, come si esce da sto Ok, posto. se riusciamo a uscire. infatti. Ok, come si esce da questo posto di merda? Visto, esatto. Ok, allora arrivate e notate che di fronte alla porta ce n'è un'altra, che prima non c'era. Ma è Questa gigante. porta prima non c'era. Dorian section. A queste porte piace cambiare. No, no, anche questa, va. Le porte cangianti, dai. Allora, questa porta, vediamo dove sta la descrizione. Ok. Allora, in questa porta c'è praticamente inciso un enorme cancello che viene protetto da un cane da guardia. Vedete praticamente la porta che non ha nessuna serratura né niente ed è praticamente libera. Potete tranquillamente aprirla. E c'è un cane da guardia. Cioè, almeno così. Salve. Cosa fai? Apri proprio così oppure piano No, no, piano? dico salve. Al cane proprio, apri, spalanchi, Al dici salve. cane. Ok. Tanto ormai qua parla tutto, i corvi parlano, perché non dovrebbe parlare anche il cane? Fammi capire. In Cos'è effetti. questo, questa mafia? Cioè, cos'è C'è questo ragione. razzismo? Ok. Allora, mo aspetta che devo andare a vedere il suo aspetto, perché secondo me è una cosa da meme pure lui. Aspettate un Ah, attimo. perché il resto era da meme? Perché scusa, il tipo Zorka non lo era? Zorca, vabbè, Zorca è un meme, sì. Bastardo. Quante pagine questo giro? Drink, no. Eccolo. Ah, ok, è un umano. No, è un umano, è un normale, è normale. Umano. È Sì! un cane. È un cane da guardia. Ah, ok. È un umano cane da guardia, mi sembra giusto. Tutto normale, un Tutto nella cane norma. mannaro. È tutto nella norma. Tra corpi È un parlanti, cane umano da guardia. un umano un attimo Un umano strano. molto cresciuto. Allora, nel momento in cui entrate, vedete questa enorme sala, tutta di scale contro scale, e vedete questa personcina che sembra letteralmente sembra fuori luogo rispetto a tutto, perché tutto così, era tutto così strano, invece lui lì. Piazzo un'icona a caso. Ma che? Ok. Mannaggia. È bella stai con. O quella o riutilizzavo tu sai chi. Ecco. No. Ok. Nel momento in cui entrate, si gira. Vedete che rimane un attimo fermo lì. E lui stava fissando la porta, ok? La porta per uscire. Si gira e vi guarda. Vedete che veramente non sa che cosa fare. Salve. Salve. Avremmo superato le prove. Quali prove? Quelle dei tre corvi di Baba Yaga. Oh, quindi venite da dentro. Esiste un'altra uscita. Sono un po' turbato da questa Vedi? frase perché i possibili significati sono tanti. Vedete Però che rimette l'ascia nel fodero e si mette un attimo a pensare. E poi lo senti perché pensa alla tua voce. Mi avevano detto di proteggerli da quelli dall'esterno, quelli dall'interno che devo fare? ma porco Dio.
Dai, raga. Ok, siamo qui perché vogliamo cercare alleati per salvare Baba Yaga. Baba Yaga è stata catturata. No, Lo sappiamo. lui te lo fa come domanda. Ah, non lo sapevi? Nel momento in cui dice così, si mette in ginocchio, vi prego, liberatemi da questa sofferenza. Ma che sto... Sei intrappolato qui? Sì, sono costretto a fare da guardia. Oh mio Dio, un'altra vittima. Siamo già due. Beh, non mi sembra morto. Nel senso... Vabbè. Chi ti credi che noi Diciamo... per arrivare qui non ci siamo fatti ostaggi? Abbiamo letteralmente preso un battaglione di truppe, letteralmente abbiamo proprio rapito e l'abbiamo usato come merci di scambio. Finora questa è la cosa più normale che vedo. Quindi, però il problema è, anche se volessimo liberarti, come dovremmo fare? Il libro in cui era scritto è stato preso da una delle tre figlie di Baba Yaga. Ed è stato portato all'interno di Artrosa. Se trovate il libro, potete fare il rituale e liberarvi. Scusa, all'interno di dove? Del loro nascondiglio d'Artrosa. E che cazzo è Artrosa? Non è mica la roba che è inciso sul medaglione. Sull'ultimo. Forse il nome di questo mondo o di questo posto. Può essere. Ok. Se troveremo qualcosa, ti aiuteremo. Perché no? Grazie mille. E niente. Quindi, ma scusatemi ragazzi, ma dove sono gli altri che ce l'hanno portati con noi? E sono negli Irisen. Ah, non sono venuti qui nella casa? La casa si sposta, non le sue stanze. Ah, quindi ce ne siamo andati senza di loro. Potete Che sempre geni tornare. che siamo. Vedi che compare Zorka. Potete sempre andare a trovargli col libro. E sparisce lasciandovi il libro. Ok, va benissimo. Sappiamo cosa fare poi più avanti, va bene. Bene, quindi fuori da quella porta si esce, giusto? Sì. Ok, Attenzione, va potrebbe bene. ancora infuriare la guerra. Che guerra? Voi siete arrivati qui senza sapere che ci fosse una guerra? Cioè, noi sappiamo che praticamente c'è, no, noi veniamo dal Risen, non sappiamo cosa effettivamente era, non sappiamo nemmeno dove siamo esattamente in realtà. Però Sì. effettivamente è nominata una guerra. Zorka, dove cazzo è la libreria adesso? Devi richiamarla col libro. Ok. Va benissimo, allora chiamerò la biblioteca col libro e informiamoci su dove ci troviamo effettivamente. Meglio avere più informazioni possibili prima di uscire. E nel frattempo approfittiamo anche per riposarci, perché direi che le prove non sono state proprio... Sì. Siamo in un luogo sconosciuto, non sappiamo dove cazzo andremo e uscire così sarebbe da idioti. Le prove vi hanno provato. Esatto. Sì. Bellissima questa. Beh, allora, io praticamente direi che chiamerò Top. la biblioteca, cercherò informazioni su dove ci troviamo adesso e su questa guerra che viene nominata dal tipo, che effettivamente non sappiamo da quanto cazzo di tempo è qui dentro. Potrebbe anche essere finita la guerra, per quanto ne sappiamo. E il fatto che tu stia ridendo vuol dire che ci sono andato molto vicino.
perfetto. Questo qua, cioè, la sua storia di questo è tristissimo. Sì, immaginavo, figa. Non riesco a non dire. No, ma il bello che il mio personaggio sta trovando sempre più motivi per avercela con Baba Yaga, ma va bene così. Troppe stronzate per i suoi gusti. Comunque, niente, cerco informazioni su tutto quello che dobbiamo cercare e poi dire che ci riposiamo fino a che non siamo al massimo. Ok, allora io qua poi termino e riprendiamo la prossima volta. Ok, abbiamo chiuso la Comunque, parte 1. Master, Sì? piccolissimo appunto. Vai. Dopo un movimento non lo puoi fare il passetto.